Ciao, ciao a tutti, bentrovati e bentornati nel canale di Patrizia. Un bacio. Allora, ho messo insieme un po' di prodotti preferiti dell'ultimo periodo che sto amando e ho deciso di farvi un video con appunto gli amori dell'ultimo periodo. Ci sono cose miste, accessori soprattutto e qualche prodottino di bellezza. Prima di tutto vi vorrei chiedere scusa se sentite che parlo in un modo che non è proprio quello mio abituale. Dovremo un po' tutti, io compresa anche voi, dovremo fare l'abitudine a un nuovo accessorio che è anche di bellezza, ma soprattutto di salute, che sto indossando, cioè l'apparecchio ai denti, che voi magari mi direte: ma dov'è? Dov'è? C'è, è l'Invisalign, l'ho messo da appena 2 giorni, quindi sono davvero, insomma, i primi tempi con questo apparecchio con le fascette trasparenti per i denti e ci sto facendo l'abitudine. Se siete curiosi di sapere come va questa esperienza, magari chiedetemelo, scrivetemelo sotto e poi faremo un approfondimento magari tra un po' di tempo quando avrò fatto le mie prime considerazioni. Per ora vi devo dire che è un po' come imparare a parlare. Un pochino, non è una cosa drammatica, per carità. Però, insomma, per una persona che magari è abituata a parlare molto, anche parlare in pubblico, fare presentazioni, fare riunioni in cui si parla, ci vuole un po' di sforzo, un po' di pazienza. Per il resto, insomma, chi mi sta vicino mi dice che non si vede, non si nota, mi spingono a continuare a sorridere, a fare come se niente fosse. Anche se io un po' mi condiziono e spero di bypassare, insomma, questa impasse, dovrò indossarlo per circa 6 mesi per risolvere un problema soprattutto di bruxismo. Ecco, in realtà il mio è un problema di bruxismo che mi sta portando da un sacco di tempo problemi alla salute e che devo assolutamente risolvere. Per me il bite non è stato, insomma, non è un risolutivo e questo bruxismo mi ha anche portato però a progressivamente un disallineamento di denti che non avevo perfetti, però neanche una situazione drammatica, ma che comunque è iniziato un pochino a peggiorare. E quindi ho deciso di fare questo. Bene, bando alle ciance, iniziamo con i preferiti del mese in assoluto e vi devo parlare di un nuovo accessorio di bellezza che mi è arrivato da Slip and Glow. Allora, che cos'è questo oggetto del mistero? Allora, questo è un reggiseno per dormire. Si chiama Pillow Bra. Quindi, sì, proprio un reggiseno per dormire. Come si indossa e a cosa serve? Allora, si indossa come un normale reggiseno, però sotto il vostro pigiama. Ora immaginate come se io fossi qui nuda, quindi indosso questo cuscino per dormire. Ecco, cerco di farmi vedere meglio. Aspettate che lo chiudo. Si chiude come un normale reggiseno, cioè ha le sue fascette, i suoi elastici. Ecco, allontano un po' l'inquadratura in modo che possiate vederlo. Quindi si indossa come uno zaino al contrario, no? Ecco, questo è il retro. Vedete, dietro è come un reggiseno normale. E a cosa serve? Dunque, questo è un cuscino che serve per tenere separati i seni e tenere la pelle del décolleté liscia, in modo tale che non si creino durante la notte, per chi è abituato a dormire sul fianco, non si creino e non si peggiorino le antistetiche rughe verticali del décolleté, quelle che si formano appunto qui, che vediamo che con l'aumentare dell'età, con il passare degli anni, si accentuano e le notano soprattutto le persone che sono abituate a dormire sul fianco. Io sono abituata a dormire sul fianco e negli ultimi anni ho iniziato a intravedere qualcosina. Per fortuna la mia non è una situazione drammatica, questo dipende ovviamente da tanti fattori genetici, elasticità della pelle.
se vi allenate, se fate esercizi di yoga facciale, se fate i massaggi per distendere insomma la pelle, se utilizzate la crema e anche se utilizzate il cuscino per dormire. Questo è un accessorio validissimo, soprattutto poi per chi ha un seno abbondante, che quindi quando si dorme, ecco, sul fianco, si schiaccia in questo modo. Lo sto testando proprio in questo periodo, ci sto già dormendo da diverso tempo e mi trovo bene, come mi trovo bene con il cuscino vero e proprio. Ora aspettate che me lo tolgo questo. Eccolo, quindi vedete, questo è il retro e si aggancia qui come un normale reggiseno alle spalline, che sono anche regolabili. È in materiale per metà seta, per metà cotone ed è imbottito, quindi questa parte qui è molto molto bella, anche un bel colore rosa cipria, quindi materiali naturali. Che dire, io mi sto trovando bene perché tra l'altro lui, come anche il cuscino, il cuscino vero è proprio, che è utile per chi dorme appunto sul fianco, che sto utilizzando ormai già da diverse settimane, ve ne ho già parlato, questi prodotti mi stanno aiutando invece a dormire di più a testa in su, che è la posizione corretta per evitare la formazione di rughe anche nel viso, perché anche per chi dorme su un fianco purtroppo si tendono a creare le rughe e una parte del viso, se dormite abitualmente da un lato, una parte del viso noterete che con il passare degli anni tende a essere più schiacciata, il volto asimmetrico. Invece questo cuscino, sempre di Sleep & Glow, vedete che ha una parte concava per non far schiacciare il viso durante la notte ed evitare la formazione delle antiestetiche rughe, oltre che sorreggere comunque il collo e nella maniera più ottimale. Ci sono degli sconti per quanto riguarda questi prodotti, sia il Pillow Bra che il cuscino Omia. Vi lascio tutte le informazioni nell'info box con i codici sconto e il link affiliato se vorrete procedere all'acquisto appunto e usufruirne tramite il mio link. Allora, grazie di nuovo a Pillow Bra per questi prodotti e andiamo avanti parlando insomma delle altre cose di cui voglio parlare. Allora, c'è un oggetto di acquisto, un accessorio, sono delle scarpe che sono arrivate da me un mesetto fa, sono queste ciabattine. Ho già indossato abbastanza, avrei voluto farvele vedere nuove in tonse e dentro la loro scatola originale, ma io non me la sono conservata, l'ho buttata via e non sono una influencer di quelle che fanno l'apertura con le buste e le scatole, no? E non so più dove mettere le cose, quindi le scatole le elimino. Allora, sono delle ciabattine di Vuitton, Louis Vuitton. E le ho già indossate quando sono andata a Ischia perché faceva già caldo e ormai le sto usando abitualmente come scarpe anche per la città. Dove abito io, devo dire, siamo già presenti in vacanza, siamo a 5 km dal mare, quindi insomma ci si veste in modo non solo estivo ma quasi da spiaggia. Sono fantastiche. Io so che ci sono altre scarpe molto molto più conosciute, diciamo, altre ciabattine come quelle di Hermès ad esempio, che come prezzo più o meno siamo lì, e io ho anche le ciabatte di Hermès, però devo dire che per il mio piede queste sono una spanna superiore. Allora, questa è una 38 e io ho la pianta del piede larga, quindi purtroppo tantissimi tipi di scarpe non le posso indossare perché mi fanno male, e invece queste io le trovo molto molto comode, a differenza dell'altro brand di cui vi ho detto che, per quanto come forma siano molto molto belle e mi piacciono anche, però perlomeno per il mio piede dovrei prendere un numero più grande e poi insomma non vanno bene. Invece queste si contengono anche, ma il piede risulta veramente molto molto slanciato, ecco, con questo tipo di ciabatte, e poi è comodissima. Peccato per il prezzo, mi devo mettere anche alla ricerca di un dupe, perché queste purtroppo costano. Mi piace anche molto il colore, anche se bisogna stare attenti, infatti ora sto vedendo qui c'è una macchietta, bisogna stare attenti a pulirle subito, nel tallone si sporcano perché appunto sono chiare, però con una spugnetta in microfibra leggermente inumidita, senza ovviamente detersivi perché questa è vera pelle,
appena le togliete, le pulite, state tranquille. Passiamo ad altre cose che sono molto molto più economiche, ma che mi piacciono. Questo è l'accessorio del mese per me, che in un certo senso mi ricorda anche delle fantasie di brand molto molto più famosi. Ora lo vedete piegato a sciarpa, quindi si può usare anche come una pashmina, no? Ad esempio, oppure come un foulard per i capelli, bellissimo, mi piace tantissimo questa fantasia di colore. Questo è semplicemente un foulard in seta pura, abbastanza grande, vedete, questo è un 90x90, di Zara. Sì, di Zara, che fa anche questi foulard che sono davvero per me bellissimi, costa intorno ai 30 euro ed io l'ho comprato per portarmelo in vacanza, per non dovermi portare, sapete che io sono un po' patita, malata di foulard, ne ho diversi, anche molto costosi. Però ogni volta che parto, vado in vacanza, eccetera, per metterli, ficcarli in valigia o buttarli così, no? Senza pensieri, ci penso un attimo. Quindi ho comprato questo foulard proprio per portarmelo fuori, però devo dire che mi sono innamorata. Tra l'altro la fantasia io la trovo bellissima perché a questo punto di azzurro polvere, che è molto molto brillante, abbinato al senape, al color oro, al marrone bruciato, e mi piace da matti. Ma ci sono tante tante fantasie, anche il secondo foulard di Zara che ho, non è il primo, quindi in seta, poi ne ho anche in satin, ma insomma mi piace tantissimo. Ho scoperta per la cura dei capelli, questo è un prodotto veramente economico che mi sta piacendo tantissimo. L'ho utilizzato un paio di volte già ed è lo shampoo della linea Erfruit di Sien, quindi Lidl, alla banana. Questo qui ha il 96% di ingredienti naturali, di origine naturale, inclusa l'acqua con cui è prodotto e la bottiglia in plastica completamente riciclata. Allora, questi sono shampoo, credo nuovi, non lo so, io li sto vedendo da poco, ma non sto molto dietro, devo dire, alle limited edition di Lidl. Però mi ricorda molto gli Air Fruits di Garnier, quella linea che è uscita un paio di anni fa, di cui ho avuto io anche dei prodotti. E quindi sì, gli somiglia molto. Per ora io ho visto due profumazioni, banana e papaya. Questo qui ha un profumo straordinario, cioè veramente sembra l'odore della chewing gum, la Big Bubble alla banana. Non so se avete presente, mi fa impazzire, ma lo shampoo è molto buono. Questo sarebbe per capelli secchi, mentre quello alla papaya è per capelli normali, per renderli morbidi e luminosi. Questo è un pochino un nutriente, però vi devo dire che anche sui miei capelli, che sono grassi, non li appesantisce, lava molto bene. Lo shampoo è veramente molto fluido e sì, infatti dice deterge e si prende cura dei capelli senza appesantirli. Io mi sono trovata benissimo con questo. Credo che questo sia quello per capelli secchi, o almeno così diceva il sito della Lidl. Non lo so, è anche vegano. Io ve li consiglio: c'è cioè shampoo, balsamo e maschera. E piano piano farò l'unplan e prenderò anche gli altri. Oh, poi un prodotto di make up che sto indossando adesso, che vi voglio straconsigliare, anche se questo è il packaging vecchio, ma comunque è stato riformulato il packaging, ma il prodotto è sempre lo stesso, li ho visti recentemente. Si tratta del blush in crema di Elf, che è un brand inglese che una decina di anni fa spopolava anche qui in Italia, ma si poteva ordinare solo online dall'Inghilterra, e che oggi trovate anche da Douglas. Ed è un blush in mousse, che ha un color sorbetto estivo, che è quello che sto indossando oggi, stupendo, stupendo, anche se non è questo il mio colore, però non so, mi sono innamorata. Si chiama Bora Bora, questo qui. Adesso appunto il packaging è leggermente diverso, cioè il tappo è rotondo, però insomma è lui, io sono andata a vederli, l'ho toccati, la consistenza li ho provati, sono fantastici. Costa poco, ve lo faccio vedere meglio, sta sugli 8 euro. Ed è un blush che ha una consistenza setosa, è satinato, si stende con le dita facilmente, voi basta che fate così e lo picchiettate, ma potete anche utilizzare una spugnetta o anche un classico pennello, anche se col pennello ne prelevate forse troppo e si lascia un pochino la setola, si vede. Io preferisco con le dita e con la spugnetta, la blender. Mi trovo davvero, davvero benissimo. Ci sono dei colori estivi molto belli, ci sono dei bei coralli anche. Credo che
potenzierò la mia collezione. Poi ho visto che hanno anche i blush in stick, sempre Elf. E poi preferito come profumo di quest'ultimo periodo, perché l'ho comprato appunto poche settimane fa, Shantusa Pink. Questo è un profumo dell'isola di Ischia, che è molto molto estivo, ma voglio dire, io l'ho comprato lì, ma si trova anche online, lo si può comprare online. Non mi ricordo il brand qual è, ispirato dalla natura, realizzato a Ischia. Dunque, si chiama, come si chiama il brand? Bio 5 Eco Bio Cosmetics, è un'azienda di cosmetici Eco Bio che fa anche profumi, si trova all'Acquameno, ad Ischia appunto, ed è molto molto estivo, ci sono varie profumazioni, questa è il formato più piccolino da 15 ml, non ho voluto esagerare e mi sono pentita. Dunque, qui abbiamo Monoi e Cumino in apertura, nel cuore Orchidea, fiori di Orchidea, e nel fondo vaniglia e cocco, quindi è una cosa pazzesca questo profumo, però rimane molto delicato, è molto estivo, è un floreale cremoso, esotico, molto molto estivo, che però rimane comunque delicato, cioè non è uno di quei profumi che, insomma, io il cocco non lo amo troppo nei profumi, devo essere sincera, ma qui mi piace tanto, forse perché ci sono i fiori, forse perché comunque è una nota molto morbida, molto stemperata, molto molto delicato, ecco, e niente, mi piace tantissimo, io ve lo consiglio, è un brand italiano molto molto carino ed è un profumino anche originale. Grazie per avermi seguita, un bacio al prossimo video, ciao ciao.